Oggi ci sfideremo ad Among Us nella vita reale con i nostri amici! Non sarai mica tu l'impostore. No, tranquilla, io non sono. Tu lo sei? No. Allora facciamo un patto? Dovremmo collaborare, esattamente come stanno facendo Sofia e Lily. Sì, è vai! Addio. Momo! Momo è morto! Per esclusione, l'impostore è uno di voi tre. Uno di noi tre? Ma che stai dicendo? Guarda, forse farei così. Annullerei questa riunione e facciamo che non cacciamo nessuno, perché ho veramente tanta paura di cacciare qualcuno innocente che non c'entra niente in questa storia. Quindi innocente non c'è nessuno, lui? No, c'è un innocente, ci sono sicuramente degli innocenti. E noi siamo una grande famiglia. Non lo so, il tuo discorso non mi convince più di tanto, però abbiamo le task da completare. Sì, ci sta, annulliamo la riunione. Brighiamoci, andiamo. Andiamo. Ragazzi, ci è mancato pochissimo. Mi stavano per scoprire, vi rendete conto? Per un attimo hanno sospettato anche di me. Io, che sono innocente. Ok, dobbiamo far fuori subito Romeo, perché Lily e Sophie saranno più complicate da uccidere, perché loro sono insieme, stanno facendo le task insieme. Non posso colpirle. Dovrò aspettare che si separino. Intanto facciamo fuori il nostro Romeo, che già ha visto fin troppo. Ma prima di continuare, ragazzi, io vi ricordo che i biglietti per il nostro concerto sono ancora disponibili. Mi raccomando, per venire a Me Contro Te il tour, prendete i biglietti adesso. Andremo in tantissime città e i link per prendere i biglietti sono qui sotto in descrizione o nel primo commento. Affrettatevi perché stanno per finire. Io sono Romeo e la mia task di oggi è karaoke missione giungla. Ma io so cantare benissimo, allora adesso vedrete. Ok, cantiamo tutti insieme. 3, 2, 1. E non so dove andare, ma ci vado con te, ma ci vado con te in questa nuova avventura. Le canzoni di Me Contro Te sono bellissime, le potete ascoltare tutti sul canale di Me Contro Te Music. Sono uscite tutte le canzoni nuove, la canzone di Pongo, Missione Giungla e anche quella di Viperiana. E poi Senza di Te, che è l'ultima del nuovo film ed è bellissima. Ma torniamo a cantare perché devo finire la mia task. E non so dove andare, ma ci vado con te, ma ci vado con te in questa nuova avventura. Niente paura. Oh mamma mia, ma quanto cavolo è stonato. Ragazzi, mi sa che sto facendo un piacere all'umanità facendolo fuori. Non può mica cantare così tutto il tempo. Oh, mi sta facendo esplodere i tempani. Basta, mamma mia. Ok, facciamolo fuori adesso o mai più. Non prendo neanche la mira, guarda. Mi dispiace, ma l'ho fatto per il bene di tutti. Lo so, mi dispiace. Non sapevi dove andare e adesso lo sai. Il paradiso. Ma sono anche simpatico, ragazzi. Ma l'impostore è così simpatico come... Ok, mettiamo via questa perché non vorrei qualcuno se ne accorga. Lily, mi sono resa conto che in realtà i tappeti non sono ancora finiti. Guarda, ci sono tutti questi altri. E come facciamo ancora con questi? Non lo so, anche perché questi sono in verticale, come il triangolo di prima. E non possiamo farne un altro dove mi prendi in braccio? Sinceramente sei leggera, però neanche tanto. Fanno ancora male le braccia. Ritira quello che hai detto, perché se fossi l'impostore... Meno male che non lo sei. Cioè, volevo dire che sei leggerissima, come una piuma. Okay. E che sai, sono io che non ho abbastanza forza. Ma aspetta, ho avuto un'altra idea della giornata. Nella task non c'era scritto di saltellare con i piedi, c'era scritto di saltellare basta. Potremmo anche saltellare tipo con le mani, voi, oppure con la schiena. Wow! Prova a saltellare con la pancia. Vai! Così supereremo tutto perché ci mancano gli ultimi due. Andiamo, il prossimo lo saltellerò con la mano, per l'altra mano stavolta. Prende uno e via. E ora rimane l'ultimo, lo facciamo insieme? Vai, 1, 2, 3. Non è uscito benissimo. Ma sai questa cosa significa, Lily? Che noi siamo salve. Abbiamo superato la nostra task. Ciao impostore. Ciao. Ok, allora ci vediamo dopo. Saluto le trote. Yeah, yeah, ni, ni, ni. Sono Violetta e la mia task è stare in equilibrio su questa
linea gialla. Ho un po' paura dell'altezza. Soffro veramente di vertigini. Ecco, è un po' alto. Ma ce la posso fare. Sto per cadere. Non ce la... Un attimo, devo respirare. Sono quasi a metà. Forse alla fine, non so. Ciao Violetta. L'altezza. Ma che stai facendo? Devo... C'è qualche problema, mi sa, con le articolazioni? Lui, sto facendo una task, insomma. La devo... task? E quale sarebbe la task? Stare in equilibrio su questa linea gialla. Ah, ok. Quindi... Aspetta, attenta, stai ferma così, grazie. Ok. Sì, stiamo molto attenti, perché non cadere assolutamente, no. Mamma mia, se cadi. Sai, hai visto un po' qui quanto è alto? Sì, infatti. È altissimo. Wow. Cioè, è veramente pericoloso. Una caduta da qui sicuramente ti farebbe a pezzi. È proprio come l'omino di Among Us quando viene fatto fuori. Io mi allontanerei, ecco. Anche da te mi allontanerei, lui. Ti allontaneresti da me? Sì, sei molto sospettoso. Sono sospettoso io? Ma che stai dicendo? Anzi, ti sto aiutando con l'equilibrio. Certo, no. Lui. Tu sei l'impostore, lui. Adesso chiamerò tutti. Ho visto la pistola dietro di te. No, la pistola. No, ma aspetta, ma che stai dicendo? Questa hai visto? Sì. Ma questa è la mia nuova cover per il telefono. Non è vero, dov'è il telefono? Il telefono è qui dentro. Vedi, apri, metti il telefono. Questo? Questo è un nuovo telefono? Eh sì, è un nuovo telefono, è smart. Oh. E praticamente io con questo, si chiama telefono proiettile. Wow. Posso premere i tasti, premo questo tasto, faccio pronto. Ehi mamma, anzi ti richiamo dopo perché adesso sono con una mia amica, sono con Violetta qui. Te la passo? No, va bene, e dopo, grazie. Poi io rimetto il telefono qui, metto qui, così, e sta al sicuro. Bellissimo. E richiudo, qua non è niente, può andare storto, ecco. Vuoi provarla? Allora, guarda, vieni più in qua. Okay, devo venire qua. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. Addio Violetta, è stato bello conoscerti. No! Mi dispiace. E anche lei abbiamo fatto fuori. La pistola, mi è caduta la pistola. Devo andarla a prendere. Scusate, torno subito. Pistola, dove sei? Ok, recuperato, tutto bene ragazzi? Tutto ok? Ciao! Ciao lui! Come va? Benissimo, ho completato la task! Veramente? Sì! È stato molto stancante, però ce l'abbiamo fatta! Una task in meno e l'impostore sta per perdere! Stavo appunto pensando che dovremmo completare tutte le task e io ho ancora la mia da fare! Ah sì, e qual è? Non so se ti piacerà, ecco. No, dai, ti posso aiutare, la facciamo insieme, magari saltiamo insieme. Ok, sì, allora mi puoi aiutare. In realtà quello che dovrei fare è molto semplice, ecco. Mi dispiace, Lily. Ti devo fare fuori, scusami. Piccola Lily, mi dispiace. Sei molto simpatica, sei molto carina, ma mi dispiace, non ci potevo fare niente. Sono l'impostore, quindi l'impostore che cosa deve fare? Deve uccidere tutti. Sei l'impostore? Lui, guarda che ti ho visto e ti ho sentito. Hai proprio ucciso Lily. Ma come hai potuto? Era la mia compagna di task. Ci siamo divertite così tanto insieme. Ma Lily è morta. Non me ne sono accorto, ma era qui davanti a me. Oh mamma mia, Lily. Lily, come stai? Mettila. No Sofì, non me ne ero accorto perché guarda, lei è vestita di nero e quindi nero su nero non si vede, è quasi invisibile. Se avessi avuto gli occhiali, sei me ne sarei accorto subito. Sei ridicolo, risparmiami questa sceneggiata. Sai cosa ti dico? Hai perso perché ti ho scoperto! No! Che cavolo, mi è mancato pochissimo! C'è soltanto la nostra carciofina, dovevo uccidere, ma non è stato possibile! Questa è sequestrata! Beh ragazzi, ci è mancato poco, ma non ce l'ho fatta. Speriamo che oggi siete riusciti a strapparvi un sorriso. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!